E così è giunto il momento di parlare di loro, sì, le bestemmie. Se il gesboro può essere utilizzato in qualsiasi situazione, in qualsiasi contesto, eccetera, eccetera, beh, loro sono su tutto un altro livello. Bestemmiare viene considerato una cosa da non fare, una cosa sbagliata, ed è anche giusto se la vogliamo dire tutta. Offendere il credo di altre persone non è il massimo, e posso capire se viene urtata la sensibilità di qualcuno. Ma quando per esempio ci si ritrova nel bel mezzo di una partita di briscola tra ultra settantenni, ecco, il mondo esterno diventa incredibilmente superfluo. Esiste solo quel posto lì, quel tavolo lì, quelle carte. Tutto il resto è irrilevante. Ogni cosa che accade in quel momento è iperenfatizzata, elevata all'ennesima potenza. C'è un pathos talmente potente che la realtà viene leggermente distorta. E tutto questo grazie alle bestemmie. Ogni frase, ogni virgola, ogni colpo di tosse, ogni giocata dell'asso di bastoni, che la velocità con cui quella carta viene lanciata supera quella del suono. Tutto è accompagnato dalle bestemmie. Possono essere anche uno stile di vita per certe persone. Eh sì, in confronto il gesboro sembra un chierichetto alla sua prima messa. Lo capisco, le bestemmie sono sbagliate. Ma ammettiamolo, sono davvero anche molto divertenti da ascoltare da chi le sa tirare.